Sottosegretario Scalfarotti, lei adesso dopo G20, dopo l'incontro di Putin e Trump, si pensa che si può normalizzare i rapporti con la Russia, magari sperando anche di togliere le sanzioni o le sanzioni, non è cambiato niente? Le sanzioni sono una decisione che viene presa a livello dell'Unione Europea e che ha a che fare con ragioni di ordine politico. Dal punto di vista commerciale le relazioni con la Russia sono molto buone, lo sono, devo dire, anche dal punto di vista politico, quelle bilaterali. Ha incontrato anche il vice premier Dvorkovic, esatto, pochi giorni fa. Il presidente, il mio ministro Carlo Calenda è stato da poco a San Pietroburgo, ci sono molte visite di Stato che vengono scambiate tra i due paesi, quindi sicuramente c'è il desiderio che le relazioni tornino al più presto alla normalità. Naturalmente io penso che ci sia nel calo dell'esportazione italiano anche un tema di svalutazione del rublo, che negli anni, diciamo, rispetto agli anni d'oro ha perso del valore, quindi ci sono più difficoltà che dobbiamo affrontare, le superiamo lavorando insieme, lavorando sulla tradizionale amicizia italo-russa. Io stesso ho vissuto in Russia per più di 3 anni, quindi conosco bene il posto, e certo abbiamo perso quasi la metà delle nostre esportazioni negli ultimi anni, ma per esempio i dati, però questo anno sembra, esatto, i dati del primo trimestre 2017 sono molto incoraggianti, abbiamo fatto più del 30% in più rispetto all'anno prima, quindi abbiamo recuperato un pezzettino del terreno perduto e lavoriamo per poter completare quest'opera di recupero. Grazie molto.